Buongiorno bambini e vi do il benvenuto nella mia cucina. Ebbene sì, perché oggi proveremo a trasformarci in cuochi e cuoche. Vi presento la cucina degli scarabocchi di Hervé Toulet. Questo è un libro di ricette molto divertenti e soprattutto molto molto stravaganti. Per esempio, avete mai pensato di mangiarvi una delizia di scarabocchi? Penso proprio di no. Oggi lo potrete fare. Vediamo insieme il materiale che occorre. Pennarelli o matite, questo dipende da quello che avete in casa e quello che preferite. Un foglio bianco dove poter disegnare la vostra ricetta. Ok, siamo pronti? Come prima cosa andiamo a preparare la tavola e disegneremo in mezzo al nostro foglio un bellissimo piatto. E il colore lo scegliete voi, quello che preferite. Poi cosa occorre per mangiare? Direi una forchetta e un coltello. Una forchetta e un coltello. Che dite? Facciamo anche un bicchiere? Perché quando uno mangia deve anche bere. Disegniamo in alto un bellissimo bicchiere. Ora che la nostra tavola è pronta, prepariamoci per la nostra ricetta. Quindi spalancate bene bene le orecchie e disegnate quello che la ricetta vi suggerisce nel piatto. Delizia di scarabocchi. Prima di tutto disegna un bello scarabocchio giallo in mezzo al piatto. Poi disegnane sopra un altro, però premendo un po' più forte con la matita o col pennarello. Adesso aggiungi un ultimo scarabocchio con un tocco leggero, leggero, leggero. Poi, usando diversi colori, spargi su tutto il piatto quattro scarabocchi grandi, cinque sgorbi speciali piccoli e 8 ghirigogori minuscoli, minuscoli, minuscoli. Disegna un bel cerchio interno a tutti gli scarabocchi e i ghirigogori. Alla fine dai un tocco finale al tuo piatto con una spruzzatina di puntini di tutti i colori. La ricetta è finita. Noi ci vediamo un altro giorno con un'altra ricetta della cucina degli scarabocchi. Io vi saluto e vi auguro buon appetito!